Ciao a tutte, nuovo video oggi, nuovo video chiacchiericcio. Ho detto meno male, oggi c'è il sole e invece niente. Come inizio a fare il video, non c'è più il sole. Purtroppo ogni volta che registro. Allora, sono sparita per un po' di tempo, non so se sta mettendo a fuoco, ecco, mette a fuoco. Sono sparita per un po' di tempo per un motivo che ora vi racconto. E però insomma, ho fatto un tutorial che vi lascio il link. Poi quando vedo che si sfoga, non riesco a capire, sono io che non ci vedo, che vedo che sfoga o proprio non metto a fuoco. Perché non mi sento, credo che non mi devo muovere, devo rimanere immobile. Immobile devo rimanere. Allora, vi dico prima delle cose e poi vi racconto. Allora, ho fatto un tutorial che vi lascio il link, molto semplice. Mi è stato chiesto, Luana, ti prego, fai un tutorial semplice. Questa volta è semplicissimo. Pochi giri di filo, io che sono contorta, che faccio veramente gli schemi, le volte che sono proprio veramente contorta. Poi ho fatto un altro tutorial di una croce in sudace, spero di pubblicarlo questa settimana, e poi un video per quanto riguarda i fiori che stanno con le Delica, che stanno impazzendo su Facebook. E ci sono, io vi informo, dei tutorial e sia dei schemi gratuiti su Pinterest, spero di averlo detto bene. E andate a vedere perché ci sono una montagna di schemi veramente gratuiti, ce ne sono tantissimi, però molte dicono come si fa questo fiore. Io vi faccio vedere perché non posso farvi vedere lo schema perché insomma sapete che se non è un progetto mio non faccio il tutorial. E poi casomai dovrò inventare un fiore tutto mio, e allora in quel caso sì. Però vi farò vedere come si monta un fiore, com'è la tecnica, insomma, è facilissimo. Però in molte si chiedono come si fa. Però controllate, girate su YouTube, non quanto su YouTube c'è poco, c'è ma si capisce poco, non sono fatti bene. Però gli schemi ce ne sono tantissimi, non spendete soldini inutili, perché spesso si fanno pagare per questi fiori tantissimi soldi. Schemi ci sono gratuiti, spendete per schemi, particolari, insomma. Alle volte io devo acquistare uno schema, acquisto uno che ovviamente non si trova nel gratuito, no? Però insomma le cose sono gratuite, poi specialmente i fiori. Ce ne sono veramente a tonnellate, come al solito dico sempre la mia. Allora, vi racconto questa cosa che io sono stata per un po' di tempo, insomma, non maluccio, ma mi dispiace che non metta a fuoco. E tanto quando ho finito di fare il video esce il sole, non lo so. Non so, ho fatto tutte le ricerche, molte mi avete chiesto, ma allora come stai? Insomma, ho controllato il fegato e tutto a posto, perché sono andata, che io non so fino a dove ho raccontato, sono andata a un professore per questi dolori al petto che ho forti, avendo già, ho scoperto, ho fatto le lastre, ho un'artrosi, poi ho tre protusioni alla schiena, sono le sorelle dell'ernia, vabbè, sono un disastro, sono un cerottone. Però questi attacchi di dolore al petto, anche il neurochirurgo mi ha detto, c'è qualcosa che non mi torna. Sono andata a un professore, visto che il mio medico, diciamo così, di famiglia, medico di base, non mi aiuta più di tanto. Sono andata e abbiamo fatto alcune ricerche, ovviamente tutto privatamente, perché non si può fare nulla di non privato, perché se ti occorre di farlo con urgenza, purtroppo non c'è modo di poterlo farlo prima. Mi dispiace per la luce, e che io mi guardo e vedo tutto sfocato. Allora, insomma, ho fatto quella del fegato, perfetta, perché ha pensato il professore che potevo avere la colicisti, invece no, è tutto ok, anzi ho un fegato di una persona che mangia bene, perché comunque schifezze non ne mangio, anche se sono cicciottona, però non mangio schifezze. Poi ho fatto quella del cuore, quella sotto sforzo e l'ecocardio, tutto perfetto. Poi insomma vi racconto una cosa, una vergogna assoluta, perché dove sono andata mi ha messo tutti non so cosa sono, insomma, quei fili, quegli adesivi con i fili, non so come si chiamano, e voleva che salivo sulla Silhouette senza reggiseno. Io insomma ho un seno così, insomma, abbastanza importante, e sinceramente andare sotto sforzo con questo senone mi veniva un po' da ridere. Ho detto,
la prego, mi faccia mettere almeno il reggiseno, cioè, ma poi non viene bene, non viene bene poi l'esame. No, no, le dico che, che viene bene, ma me lo faccia mettere. Che veramente era da ridere. Insomma, poi c'era mio marito che rideva come un pazzo, vabbè. Allora, poi che cosa ho fatto? Ho dovuto prendere appuntamento per la gastroscopia e l'ho fatta ieri. Infatti, sono ancora un po' tonta. L'ho fatta ieri e l'ho fatta in sedazione profonda perché io purtroppo non riesco in modo più assoluto a fare un esame simile, cioè non ci riesco, non esiste proprio che tubo in gola, cioè proprio non ce la faccio. Mi manca, guarda, non ho paura dell'anestesia, ma ho paura del tubo. Proprio mi spaventa, per cui l'ho fatta, sono stata insomma abbastanza tranquilla, cioè ero agitata. Perché comunque io la prima volta che l'ho fatta privatamente, comunque vai a questi privatamente, sai, sono questi studi, questi appartamenti, comunque ti mettono lì, ti fanno, insomma, ti addormentano, ti fanno la gastroscopia. Ma invece l'ho fatta all'ospedale, sempre privatamente, che poi la cosa strana, ho chiamato l'appuntamento, me l'avevano dato per il 18 ottobre, ho chiesto ma lo fate anche privatamente, privato, e lui mi ha risposto sì, anche domani. Questo è una cosa stranissima, vabbè, lasciamo perdere. La cosa strana, insomma, che sono stata contenta perché veramente sarò fatto in un come si dice, una sala operatoria proprio. Era tutto con i fari e poi mi hanno messo l'ossigeno, poi mi hanno messo, insomma, per il controllare il cuore. E, insomma, poi insomma, mi sono addormentata, non mi ricordo nulla e sono contenta. Però sono rimasta un po' così, un po' ancora non sono passate 24 ore, un po' rimbambita, diciamo così, un po' rimbambita. E insomma, per quanto riguarda l'esito, credo che ci sia una piccola ernietta, vabbè, ernia ietale, però non è scritto ernia ietale, è scritto in un altro modo che sinceramente leggendo su internet dovrebbe essere quello, perché sapevo di avere una piccola ernia, però insomma, non lo so. Non sono sicura, devo far leggere. E poi mi hanno fatto la biopsia perché hanno visto del muco, mi hanno detto, nello stomaco e si potrebbe pensare che, aspetta, come si chiama? Potrebbe essere Helicobacter, ma non lo so dire bene. E dicono che potrebbe creare questi dolori in mezzo al petto, sul reflusso. Insomma, vediamo, cerchiamo di capire. Saprò la risposta fra 20 giorni, 20, pensate un po'. E così, insomma, speriamo di risolvere questa cosa. Insomma, mi voglio mettere un po', mi voglio mettere in forma perché da quando, insomma, a parte il fatto bella cura dell'endometriosi, eccetera, che mi ha gonfiato tutti questi chili, ho un dottore, non ti preoccupare che tu rimani così, mettiti un po' a dieta, insomma, un po' la cosa. Insomma, ho passato un periodo di rassegnazione, no? Invece non è così. Bisogna, uno non si deve rassegnare, se uno ha dei dolori c'è una causa e c'è la cura, curano tutto, insomma, perché dobbiamo vivere con dei dolori. Io purtroppo vivo sempre con, specialmente quando arriva l'inverno, con dei dolori atroci, per cui mi voglio rimettere in forma, voglio riuscire ora a trovare un nutrizionista bravo, perché io ne ho trovato uno, parlo di forse 4 anni fa, che mi ha scoraggiato, prendevo peso invece di scendere. E non si è capito il motivo, fino a non ci sono andata più. E questa nutrizionista pensava che io mangiavo, io, guarda, io non mangio, prendo questo farmaco. Doveva sicuramente togliere i carboidrati, non lo so, io poi non me ne intendo, non me ne intendo. Per cui vediamo un po', anzi, se a Roma se c'è un bravo nutrizionista, privatamente ve lo potete consigliare. E basta, poi fatto questo dovrò fare altri giri perché mi voglio rimettere in forma. A settembre andrò in palestra, mi voglio rimettere in forma, basta, perché mi avevano convinto che dovevo restare così, no? Poi mi ero proprio buttata giù e non esiste nel modo più assoluto. Allora, io vi ho raccontato tutto, tutto quanto, spero che non vi ho annoiato e arriveranno i nuovi tutorial. Per questo insomma sono stata un po' indaffarata con le visite. Ora che ho finito, insomma, posso riprendere tranquillamente. E un bacione a tutte, lasciate un like, vi ricordo, la mia pagina di Facebook, Dolci Riflessi, e
e Instagram, ecco, perché non lo dico mai. Invece, insomma, lì poi metto foto diverse, eccetera. Allora, adesso registro subito un altro video. No chiacchiericcio. E un bacio a tutte. Ciao!